casino era che c'era dei capannoni, ogni capannone c'erano due cose, due carrozze, capito? Mentre uno lavorava in una carrozza, i verniciatori spruzzavano l'altra, ci spruzzavano l'amianto, sicché c'era una nebbia anche su quest'altra carrozza dove si lavorava noi, Se la capito? ricorda bene quella nebbia. Certo Come non la ricordo? C'era lui. che me la ricordo quella nuvola bianca, ero lì che lavoravo. Hai ricordi molto nitidi di Vito Capecchi, 78enne di Camucia, pensionato della SACFEM, ci ha lavorato dal 1958 al 1980, prima nello stabilimento che tutti conoscevano come il Fabbricone e che si trovava nella zona dove adesso c'è il Parco Pertini, poi in quello della nuova SACFEM a Pescaiola. E al Fabbricone lui lavorava come molti altri all'importante commessa delle Ferrovie dello Stato per la costruzione delle carrozze ferroviarie. Lui lavorava a forte contatto con l'amianto e come quasi tutti i suoi ex colleghi di amianto si è ammalato. Negli anni scorsi gli è stata diagnosticata l'asbestosi. C'erano delle protezioni per i No, lavoratori? solo i verniciatori avevano la mascherina. No, non Per niente. voi che eravate lì vicino, No, niente. no, i verniciatori avevano la mascherina, poi gli davano un bicchiere di latte. Capito? Lei nel frattempo che cosa faceva mentre verniciavano lì accanto? Di cosa si Non lavoravo lì, occupava? lavoravo con la carrozza, facevo quel lavoro lì. Il Che lavoro man... mio, quello che Sì. io. Le riquadrature facevo nelle carrozze. Capito? Cosa ne pensa dell'esposto per cercare un po' una responsabilità di quello che è accaduto alla SACFEM? Ma questo non si può dire perché il lavoro, le carrozze che si faceva, il lavoro era bello, le carrozze di prima erano proprio belle, no? Però che si dice? Con noi si guardava al lavoro, si lavorava, non si pensava al danno che recava, capito? Si è incominciato a vedere quando si è incominciato a vedere che la gente moriva.